E bella a tutti ragazzi, per arrivare oggi a un nuovo video di Data Raptor. Oggi siamo qui con un nuovo video, non su Destiny 2, ma siamo qui con un video che vi avevo anticipato, avrei prima o poi fatto, ma che ci ho messo un po' di tempo appunto a fare. Uno, perché mi è servito tempo proprio a me per abituarmi al PC, e due, perché è un argomento molto delicato da fare e mi sto accollando molte responsabilità nel dire determinate cose e nell'esporvi anche le mie idee. Partirò col fatto che non tutti siamo uguali. Questo tenetelo sempre bene a mente. A me mi fanno ridere quelli che vanno dalle persone, copiano la loro configurazione e pretendono di giocare meglio semplicemente copiandola. No, non funziona così. Io qui farò discorsi sia di ambito generale, che ovviamente riferimenti alla mia personale esperienza con mouse e tastiera. Non pensate che sia immediato abituarsi a giocare in FPS senza aver mai usato mouse e tastiera, quindi questo video è incentrato semplicemente a quelle persone che passano da console a PC, perché appunto Destiny adesso è cross-save, cross-platform, comunque persone che giocano veramente da poco mouse e tastiera. Ognuno ha tempi diversi di adattamento, ma anche in base a quante ore al giorno uno gioca. Cioè, a me fanno ridere quelli: quanto ci hai messo tu a abituarti a mouse e tastiera? 6 mesi. I tuoi 6 mesi che giochi 5 ore al giorno sono diversi dai 6 mesi di una persona che gioca un'ora al giorno. Cioè, sta a parlare di tempo in questo modo è inutile, dovresti starlo a esprimere in ore di gioco. In più, ovviamente, ci sono casi eccezionali, gente che ovviamente è più predisposta rispetto ad altre, vedi i coreani. Partirò con mostrarvi i miei settaggi e le mie periferie in utilizzo. Quindi vi mostrerò i miei keybindings, i miei settaggi anche video, audio e di gioco riguardo Destiny, per poi successivamente trattare tutto il discorso relativo a DPI, mouse e sensibilità, che è un discorso molto più ampio e che mi prenderà anche un po' più di tempo. Partiamo quindi dai settaggi video. Questi ovviamente dipenderanno dal vostro hardware a disposizione. Ci tenevo a precisare che qualora voleste streamare Destiny 2 con OBS è un po' buggato. Difatti, vedete, io gioco a finestra a schermo intero per due motivi: uno, perché se no OBS non me lo prende, e due, perché giocando e streamando con un monitor solo mi è più comodo fare Alt più Tab per switchare scena, per switchare tra la finestra di gioco e la finestra con la chat, in modo tale da leggervi e rispondervi. Questo è il motivo principale per cui alle volte non vi leggo subito, perché ho un monitor solo, sono stronzo, vabbè. Qui poco da dire, quindi tutto soggettivo, non al fatto che io gioco con FOV a 105, che su Destiny è il massimo, ma che in generale 104-105 di FOV è ottimale negli FPS, in qualsiasi FPS in generale. Tolto il motion blur perché dà fastidio, togliete qualsiasi effetto di post processing, come ad esempio la grana pellicola, comunque effetti video strani, vi rendono qualitativamente il gioco una merda. Audio completamente soggettivi, ovviamente dipenderanno anche dal vostro headset, dalle vostre cuffie che state indossando. Tengo a precisare che io tengo sempre la musica a zero, non perché non mi piacciono le soundtrack di Destiny, anzi le ho anche scaricate. Mi manda proprio Destiny 2, mi ha mandato l'email con le soundtrack da scaricare sullo shop, ma perché spesso mentre streamo metto io la musica da Spotify e si verrebbe a creare un bordello. Poi, impostazioni di gioco. Io gioco da circa 5 o 6 mesi che sono abituato a usare il Frotano Pia rosso-verde. Questo perché al mio occhio risulta molto più evidente, molto più facile rilevare quando il radar diventa giallo rispetto al rosso. Questa è la principale differenza, perché poi a livello di items in gioco vedrete solamente i leggendari, anziché viola li vedete tipo blu-viola, e anziché i verdi li vedete marrone. Questa è l'unica differenza che avete poi in gioco, ma fatta l'abitudine non è un grande problema. Questo ovviamente è un parere soggettivo, io gioco così, c'è anche chi non usa filtro per daltonici. Ovviamente, se siete veramente daltonici, mettete quello giusto, perché sennò iniziate a sparare sassi per terra o agli alleati e si spiegherebbero molte cose sul crogiolo di adesso. Inoltre, se siete su PC, vi ricordo che è possibile cambiare il colore del reticolo di mira per quando siete sparate in no-scope o comunque siete in hipfire, cioè scegliete un colore che ovviamente non sia molto presente nelle mappe. Cioè, è inutile andare a mettere un reticolo bianco se poi, che ne so, giocate su Equinozio Eternità, un reticolo rosso se poi state sulle mappe di Nessus. Solitamente si usano colori fluo, come verde fluo o rosa fluo, perché non si vedono spesso sulle mappe e diciamo non ve lo perdete nello scenario di fondomappa. Può sembrare una stronzata, ma in parte può aiutarvi. E ora partiamo con l'assegnazione dei tasti, i keybindings, come li volete chiamare. Io andrò a spiegarvi i miei pulsanti e il motivo per cui l'ho fatti. C'è da dire che alcuni sono abbastanza normali, ma altri sono una cosa
molto soggettiva. Partiamo con, li dico in ordine da come li trovate scrollando verso il basso sul menu. Troviamo Emote 1 su Alt sinistro, quello che trovate a sinistra della barra spaziatrice. Questo perché di base su PC le emote sono con le freccette e sono quindi molto scomode da usare. Avere almeno un'emote a portata di mano per poter scoutare, guardare in terza persona, oltre una parete, oltre un muro, è veramente qualcosa di forte in un FPS. Vi fornisce un vantaggio non indifferente su numero di nemici contro, le armi che stanno utilizzando, perché come sapete il nemico, se ha un'arma equipaggiata, ha un colore, una luce diversa, in base a pompa, cecchino, lanciagranate, ha un colore diverso. Se sono fermi a mirare, se sono appunto in hardscope, fermi a mirare dietro quella parete. Quanto sono distanti da voi, quindi se potete ingaggiarli o meno, insomma, in pratica, vi fornisce all'occorrenza informazioni utili, quale sia poi la miglior strategia da utilizzare per uscirne magari vincitore nel fight. Il tutto ovviamente vi serve un pulsante rapido, facile da premere, per questo io ho usato l'Alt. Ci mettete un emote che non sia fluorescente, non sia il cazzo di divanetta a banana che vi occupa 60 metri quadri, che la gente contro capisce che sta guardando in terza persona. Quindi vi mettete un emote che possa essere un saluto oppure semplicemente il sedersi, e ve la tenete sullo slot primario e così siete a posto. Ovviamente questo vedere in terza persona lo potete usare in comp e quick play, ma vi ricordo che in private, in tornei, in svuiti, sono vietati sia utilizzare emote che utilizzare la spada, che è più o meno la stessa cosa. Questo perché pensate a quanto può essere forte questa cosa se la sapete ovviamente utilizzare, se sapete leggere ovviamente la partita. Corpo a corpo l'ho messo sul mouse 5, o comunque su un pulsante del mouse. La scelta del mouse ne parleremo dopo, ma più o meno tutti i mouse di adesso hanno pulsanti laterali. Questo perché è facile, istantaneo da premere, più o meno in molti FPS si usa il corpo a corpo sul mouse, o comunque sul mouse si tende a utilizzare tutte quelle abilità che sono legate alla mira, come possono essere ad esempio un lancio di granate, un lancio di una determinata abilità che però riguarda la mira, in modo tale che li avete tutti su una mano e non stai a separare tra la mano sinistra e la mano destra, che si occupano, diciamo, uno della tastiera e uno del mouse. Corpo a corpo su destra può essere utile alle volte per chiudere uno shot di pompa, uno scoop di cecchino, insomma, la classica pompa manata alla Destiny 1, per dirla tutta. Tanto poi tranquilli che ci penserà la compensation di Destiny a decidere se siete stati voi a tirarlo per prima corpo a corpo, se morire con quello avversario o se magari morite entrambi. Poi andiamo su il salto. Il salto lo lasciate sia normale con spazio, ovviamente, che con la rotella del mouse verso il basso. Questo perché su Destiny dovete abituarvi, o comunque solitamente si utilizza il cambio di arma non con la rotella del mouse, come magari potete usarli su altri giochi, ma con 1, 2, 3. Comunque sono tasti poco invasivi e facili da premere rispetto magari, che so, a un Fortnite dove arrivate fino a 6 cose da dover switchare, è un po' troppo. Quindi abituatevi, secondo me, a utilizzare quelli. Si usa la rotella per saltare perché principalmente è possibile skateare. Ovviamente qui si parla di un discorso puramente per titani e stregoni, perché i cacciatori non skateano, perché sennò saremmo all'inferno se skatassero pure. Spesso vi sarà capitato, magari guardando clip di gente che gioca a PC, di come titani e stregoni si muovano molto più velocemente rispetto magari sulle console. Questo perché, appunto, sapendo skateare, perché non è una cosa immediata, non starò qui a spiegarvi come fare, ci sono dei tutorial apposta, vi permetterà di raggiungere, di effettuare parabole migliori e acquistare velocità con il PG. Quindi tenete a mente che non è immediato, non è che mettete il salto sulla rotella, boom, sapete skateare, ma comunque vi renderà molto più facile muovervi nella mappa. È comunque una cosa utile da sapere. Questo perché utilizziamo la rotella? Perché non, una volta utilizzavano macro esterne, proprio delle macro, di pulsanti sulla tastiera, ma queste sono bannabili su Destiny, quindi occhio a ciò che fate, oltre a non essere proprio utilizzabili in magari tornei private, eccetera. Sono proprio bannate su Destiny, se vi scoprono che usate le macro, vi bannano l'account. Mi ricorda quella volta che un tizio italiano mi disse che io usavo le macro per sparare più veloce col fucile a pompa, ma era un fucile a pompa automatico. Quindi. I prossimi due settaggi, ossa, io tutto questo che vi sto dicendo,
L'ho scritto io, mi sono informato io, ma è stato revisionato da Ossa e ci abbiamo aggiunto cose. Perché anche Ossarium gioca da abbastanza su PC e comunque si è informato ai tempi quando giocava in maniera competitiva a Overwatch. Quindi è una persona informata, mi fido di lui. Essendo una roba delicata, due teste sono meglio di una. Ossa mi ha detto che queste cose che sto per dirvi penso, uno dei pochi stronzi che ce l'ha. E quindi questo per ribadirvi quanto sia soggettiva comunque la scelta dei pulsanti. Io utilizzo il premi per accovacciarti, quindi l'inginocchiata o quindi anche lo scivolare sul mouse 4, comunque sul mouse. Questo perché a mio parere fin da subito è stato il primo pulsante che ho cambiato, questo. Perché per me ho sempre trovato comodo il scivolare attraverso il mouse, perché subito dopo poi ci alleghi la mira, fai quello slide e pick. Quando tu devi girare un angolo, lo giri ovviamente in ginocchio e poi subito giri la visuale e prendi la mira. Io, mettendo il premi per accovacciarti sul mouse, faccio tutto con una mano. Invece, a detta di Osso, ad esempio, lui fa in maniera diversa, lui utilizza sempre control. Vi voglio ricordare che accovacciarsi, comunque scivolare, è una meccanica molto importante in un gioco come Destiny, in cui si ha sempre il radar attivo. E scivolando, accovacciandosi, si sparisce dal radar per 1 o 2 secondi. È una cosa da non sottovalutare. Trovate un pulsante che sia comodo per voi. E poi in futuro magari arriveremo a parlare anche di crouch spam, ovvero quella sorta di teabag che vedete a volte fare alle persone su e giù mentre vi sparano, magari con cannone portatile, magari con una mitraglietta, per evitare di essere presi in testa. E poi quindi, per il discorso di su PC potete tenere separate l'abilità di accovacciamento rispetto all'abilità di classe, mentre magari su console o comunque col pad voi con cerchio utilizzate sia l'abilità di classe tenendola premuta, sia ovviamente l'accovacciata e scivolare. Quindi mentre su PC li abbiamo separati, io uso control per utilizzare l'abilità di classe. Qua si fa puramente riferimento al cacciatore, perché usare l'abilità di classe sia l'abilità di classe del titano che dello stregone sono abilità un po' più lente, stallano un po' il gioco, lo rallentano perché tu se utilizzi la pozza è per riprendere vita, per fermarti un attimo, se utilizzi lo scudo è per magari negare le pesanti o comunque per ostruire una via della mappa, rallenti appunto il gioco. Mentre col cacciatore la schivata alle volte deve essere istantanea, fulminea, che ne so, picchi dietro l'angolo, vedi che ci sono persone, devi tornare subito indietro. E quindi qui c'è un po' di allenamento perché la schivata non dipende dal mouse, dalla mira, come diciamo prima. Solitamente le abilità si tengono sul mouse per quelle che dipendono dalla mira, ma dipende invece da come la direzioni con WASD. E qui vabbè, questo è allenamento mio nel saper utilizzare Mignolo coordinato ovviamente a WASD. Quindi io lo uso così, poi magari voi lo usate in un altro modo. Tutti i restanti invece pulsanti li ho lasciati nelle assegnazioni di default, quindi io ho cambiato solamente questi. Ed ora, raga, passiamo a quello che mi chiedete veramente troppe volte in live: che sensibilità utilizzo, quanti DPI, che mouse ho. E perché sono arrivato a quella sensibilità? Questo è un discorso un po' più ampio, statemi bene a sentire. Vi dico subito, io gioco con 1200 DPI e sensibilità in game 3. Sensibilità visuale 3 e sensibilità di mira 1. Ricordate che la sensibilità di mira è un moltiplicatore, molti pro player di Destiny, che in realtà non sono pro, ma comunque persone famose utilizzano tra i 0,7 e 0,8. Ma questo è un fattore soggettivo, ricordate che è un moltiplicatore che vi va ad aumentare o abbassare la sensibilità nel momento in cui appunto mirate. Sicuramente vi starete chiedendo come ho trovato questi valori o comunque in generale come arrivare a trovare la propria sensibilità. Semplicemente provando, passandoci tempo e pensando appunto a capire quale possa essere la mia miglior sensibilità. Un errore che si tende a fare molto da inesperti è magari scegliere il mouse in base ai DPI. Perché più avanti parleremo anche della scelta del mouse, perché è abbastanza fondamentale. Non scegliete il mouse se so, ah, c'ho 12.000 DPI, è un buon mouse. No, perché la maggior parte delle volte non arriverete ad utilizzare più di 1600 DPI, quindi avercene tanti di più non serve a un cazzo. Innanzitutto, prima che passate a provare le varie sensibilità, bisogna fare un po' di step precedenti. Vi chiedete sempre: come faccio ad abituarmi a una determinata sensibilità? Io dico, guarda, prima di iniziare a pensare alla sensibilità, stai giocando in maniera seduto correttamente? Perché non sembra, ma la postura è una cosa molto importante. Perché tutte le cose che andate a fare all'allenamento sulla sensibilità, se poi in futuro un giorno vi accorgete che avete sbagliato qualcosa, andarla a correggere, uno, vi fa perdere parte dei progressi che avete fatto con la sensibilità, e due, vi risulta quindi anche più difficile
magari abituarvi a un'altra cosa in corso d'opera. Quindi dovete sempre avere una postura corretta mentre giocate, sia a livello vertebrale, di schiena dritta, dovete stare dritti con la schiena, spalle leggermente in fuori, sia a livello di altezza rispetto alla scrivania e al monitor. Cioè, non dovete averci il monitor che guardate con la capoccia in su o con la capoccia in basso, deve stare davanti a voi a una distanza di almeno 1 metro. Questo per evitare problemi agli occhi, poi se non ve ne frega un cazzo e diventate ciechi, affari vostri. Poi diventate come me, eh. Sia di altezza rispetto alla scrivania. Infatti, se voi avete mai notato, io sulla mia sedia uso un cuscino per rialzarla leggermente. Questo perché il gomito deve essere leggermente fuori dalla scrivania o comunque deve essere libero di muoversi, perché come vedremo più avanti, la maggior parte delle persone, ma proprio 90%, gioca di braccio, di avambraccio, e questo deve essere libero di muoversi. Il resto, ovviamente, il resto dei consigli è puramente per la vostra salute. Avete, soprattutto, regà, i lombari devono essere sorretti. Io su questa sedia ho un cuscinetto appunto a livello dei lombari, ma ormai qualsiasi sedia che acquistate da gaming ha appunto un sostegno a livello lombare. Questo per evitarvi problemi alla schiena e al collo dopo lunghe sessioni di gioco. Ovviamente, se non avete, questo è anche a discrezione del vostro budget, se avete i soldi da spendere per una sedia da gioco, fate almeno che sia comodo o comunque di prendervi delle pause. Tutta sta manfrina che faccio sempre, che vi dico sempre, è perché non sono un dottore, ma perché poi ogni correzione andrete a fare più avanti vi rallenterà un po' nel giocare con mouse e tastiera. Dopo aver scelto la postura, si passa alla scelta del mouse. Io vi lascio in descrizione, regà, controllate sempre, vi lascio tanti link relativi appunto alle domande che mi farete. In descrizione vi lascio dei video di Hal in cui ne ha parlato in maniera più approfondita, ma comunque essenzialmente esistono tre tipi di impugnature che non starò a parlare nello specifico, tre tipi di impugnature del mouse: il palm grip, quella presa in cui tu prendi l'intero mouse, fingertip grip, che è una sorta di palm, ma i pulsanti del mouse e gli indici non sono completamente sopra il mouse, e un claw grip che invece è più, ecco, ad artiglio, come dice la parola, e diciamo non hai il palmo della mano appiccicato al mouse, che è quello che contraddistingue gli altri due. In base poi all'impugnatura che avrete, esistono mouse più adatti, mouse più leggeri e corti per un claw grip, magari più lunghi e pesanti per un palm grip. Come sceglierlo, come capire, essenzialmente provateli, andate in negozi, fiere, fatevi prestare dagli amici, sale gaming, sale LAN. Provateli o comunque guardatevi anche i video di gente che li ha, che li prova, che li unboxa. Ma diciamo conta molto anche la prima volta che avete preso un mouse, come ti approcci al mouse, come lo vai a prendere. Conta molto quindi anche l'istinto di base, e questa è una cosa soggettiva che dovete vedere voi. Io ad esempio utilizzo un Logitech G502 e gioco in fingertip grip. Quindi non è il mouse, questo qua come vedete è molto lungo, molto io lo uso ad esempio con i pesetti al massimo, molto pesante. Non lo uso in palm solamente perché non mi ci trovo con gli indici, con l'indice e col medio. Ma comunque, ve lo sto a dire, è una cosa soggettiva. Non è una tragedia se iniziate a giocare con un mouse e vi accorgete in futuro e magari che non era proprio adatto a voi, lo cambiate e semplicemente vi riabituerete al prossimo. Beh, dopo che state seduti correttamente, dopo che avete scelto il vostro cazzo di mouse, dopo che avete anche adibito un bel tappetino per avere abbastanza spazio su cui far scorrere questo mouse, generalmente se giocate a giochi FPS si consigliano bassi DPI o comunque basse sensibilità in generale, per poter permettere al giocatore di giocare più di avambraccio, di muovere più l'avambraccio, giocare più di braccio, di gomito, con la spalla libera di muoversi e lasciare solo le micro correzioni al polso. Questo perché è molto più facile allenare una memoria muscolare di braccio che una di polso. Esistono, è vero, giocatori pro player, anche e-sport players come Simple di Counter Strike o comunque altri magari su Rainbow che giocano di polso, ma oltre ad essere dei casi eccezionali, delle rarità, è perché in determinati giochi ci sono delle linee di fuoco più serrate, più chiuse, quindi giocare di polso non è uno svantaggio come può essere su altri giochi. Cioè, nulla da dire se voi vi trovate meglio di polso. Sappiate che questa qua è una cosa soggettiva, ma che è una cosa invece nota a tutti, che allenare la memoria muscolare di braccio è più facile. Consiglio generale a chi vuole giocare quindi di braccio è settare i DPI sui 400, 800, massimo 1200, che sono quelli che utilizzo io, e trovare una sensibilità di mira che vi permetta,
con un solo movimento del braccio da sinistra verso destra, l'intero spazio di tappetino che avete a disposizione, di fare al massimo 180-200 gradi. Questo perché in linea teorica, al massimo quando giocate, anche in un gioco come Destiny, al massimo avete dei nemici alle spalle. Cioè, non vi capiterà mai di dover fare tipo un 270 gradi, un 360 gradi, mica dovete fare trick shot. Mi raccomando, cosa importantissima, i DPI. Una volta che avete trovato i vostri DPI che mettete in gioco, devono rimanere gli stessi anche quando girate sul desktop, andate su Facebook, su YouTube a farvi le seghette. Devono rimanere gli stessi, perché è inutile che poi voi switchate tra DPI in gioco e DPI, insomma, quando dovete magari lavorare al PC e editare video. Perché poi si tende ovviamente a perdere l'abitudine, cioè poi diventa molto più difficile, rallenti il percorso di memoria muscolare. Difatti il motivo per cui io uso 1200 DPI è perché agli inizi utilizzavo 800 DPI, poi ho dovuto aumentare a 1200 perché quando tra il gioco passavo magari a Photoshop o Sony Vegas per editare video, mi risultava molto difficile percorrere l'intero mouse solamente magari per selezionare le clip da mettere dentro al video. Cioè, è stato per un fattore di comodità. Quindi può sembrarvi strano all'inizio giocare con sensibilità così basse, sicuramente vi sembrerà strano girare la visuale così lentamente, ma tutto poi sta a voi sempre poter diminuire o alzare leggermente la sensibilità in gioco. E giocate tanto per appunto capire qual è la cosa migliore per voi. Ovviamente la sensibilità che avete su un FPS poi può essere diversa, un gioco MOBA come può essere LOL, con una visuale dall'alto, o su altri tipi di giochi. Questo poi ovviamente dipende a quello che cazzo giocate. Una volta che hai fatto quindi varie prove e sei giunto alla tua sensibilità ideale, gioca tanto ed abituati. Utilizza magari anche aim trainers o comunque programmi ad hoc per allenare la mira, se vuoi. Ma comunque il gioco rimane un'ottima alternativa per abituarsi. In futuro, dopo che hai trovato DPI e sensibilità giusta, ideale, puoi fare varie prove andando a cambiare le impostazioni ma mantenendo lo stesso rapporto DPI e sensibilità. Cioè, io gioco con 400 su Destiny, io gioco con 400 DPI e 9 di sense, posso provare a giocare con 800 DPI e 4,5 di sense, che non è possibile, o con 1200 e 3 di sensibilità. Utilizzate, se poi cambiate da giochi a altri, esistono siti che vi fanno la conversione della sensibilità in base al gioco che state giocando. Quindi ci sono siti ad hoc appunto che vi aiutano ad avere sempre la stessa sensibilità in ogni gioco. Ripeto, raga, io non sono un pro player, sono una persona che gioca relativamente da poco su PC, ma sono una persona che si è andata comunque a informare perché voleva appunto imparare e capire come giocare con mouse e tastiera. Sono dell'idea che ascoltare l'esperienza di varie persone aiuti ad elaborarne una propria. Quindi magari ascoltare la mia, ascoltare quella di altri giocatori, magari più forti, magari pro player proprio, sport players, vi può aiutare ad arrivare alla vostra... ai vostri settaggi migliori. Non copiate mai sputatamente, cioè prendete i settaggi e utilizzate quelli, no, cercate sempre di metterci del vostro. Dovete mettervi in testa che giocare con mouse e tastiera non è immediato. Sicuramente se voi passate da console a PC con Destiny e utilizzate il pad, avete sicuramente un miglioramento delle vostre performance. Spesso mi venite in chat e fate a dirmi persone che ma io ho provato col PC o mouse e tastiera, non mi trovo. E magari ci avete giocato 3 giorni o mouse e tastiera. Grazie a cazzo, figlio di puttana. Sicuramente, come ho detto, col pad avrete un vantaggio iniziale, perché passando da console a PC avete quella fluidità che su console non avete. Ma ricordate che Destiny è un caso a parte. Non pensate che poi andate su un altro gioco a giocare col pad, un altro FPS col pad, e ricevere gli stessi aiuti che avete su Destiny, perché lì poi ci prendete le sveglie. Quindi signori, questo era il video di oggi, un video su un mondo in cui navigo da meno di 4 mesi, almeno su Destiny. Poi ovviamente io ho giocato prima anche, ho detto, a Overwatch e ad Apex, quelli sicuramente hanno aiutato. Ma io, quando la gente mi chiede quanto ci ho messo ad abituarmi, non rispondo mai con un numero esatto, certo, perché io ho giocato per quasi un anno alternando, che ne so, 5 giorni di console a 2 giorni di PC, e questa è una cosa molto incostante da fare.
Questi sono i miei settaggi, spero che il video vi sia piaciuto, ringraziate ovviamente anche Ossa che ha aiutato tantissimo nel rileggere il tutto e nell'elaborarne una versione insieme che sia accettabile, e controllate la descrizione per i vari link che vi lascio e ovviamente se avete domande lasciatele nei commenti che sarò felicissimo di rispondervi al meglio delle mie capacità. Se non riesco a rispondere io magari vi rigiro dei link sempre con la vostra risposta. Ditemi se volete poi magari altri video in futuro per quanto riguarda invece l'approccio al crogiolo, il game sense e magari anche dei tipi di allenamento per la mira. Qui da Zerato è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!